partiti. Manovra l'Inter con il numero 4 Bonavita, il capitano che ha lanciato lungo sulla destra in direzione di Di Giulio. Di Giulio aveva protestato, ammonito. Attenzione, l'Inter davanti alla porta, la rete dell'Inter. Un errore della difesa inglese ha favorito Pelamatti, che ha servito Curatolo e l'Inter va in vantaggio. Gol di Curatolo, numero 9. La pressione si stava facendo forte, attacca ancora Pelamatti, attenzione Pelamatti, Curatolo, si ripete appunto il duetto, poi Di Giulio, tiro, pallone ribattuto, Curatolo di testa ed è gol dell'Inter, ancora Curatolo, ancora un'azione della premiata ditta Pelagatti, Di Giulio, Curatolo. Gol del centravanti, 2-0 in due minuti, l'Inter salda il conto. Una forte agilità per essere portiere, diciamo, pur non essendo alto. Ma attenzione ancora all'Inter che va in gol per la terza volta con Curatolo. Ancora un errore difensivo della formazione inglese e comincia a straripare l'Inter con Curatolo. Terzo gol personale per lui. Numero 13 inglese Harrison. Ancora Wilson, il numero 15 tira pelle, gioco molto veloce, ha tentato Goffi, poi il tiro e la rete da parte di Di Giulio. Di Giulio ha segnato il quarto gol. Il portiere Howley Lucas, che ha delle serie difficoltà, vedete, guardate un po' cosa sta succedendo. Guardate un po' cosa sta succedendo, è il 5-0. 5-0. Non ce la fanno nei disimpegni. Ecco la battuta con palla in rete, 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 rete. È stato un autogol, anche questo è un autogol. Autogol degli inglesi, 6-0. Calcio di punizione a favore dell'Inter. Parte il pallone. Ed è gol, settimo gol da parte di Bonavita, il capitano che ha battuto la palla, spinta anche dal vento, accelerata dal vento. Il calcio di munizione non era di forza, era un calcio di munizione con palla piazzata, ma pallone naturalmente spinto anche dal vento. Settimo gol, 7-0 per l'Inter, gol di Bonavita. In profondità, azione dell'Inter con Di Giulio, Valtorta, bravissimo questo mancino, era di rigore Di Giulio, tiro, rete, 8-0, ancora Di Giulio, quasi allo scadere, 8-0, veramente una goleada ultratennistica, quella dell'Inter contro il Leeds.